per l'Olympus con Sciacca, che riesce a trovare Rossi. Si gira anche Lotto, ha un po' di spazio, si appoggia sul proprio 10 che vede la porta, scarica! Pallone sul fondo. Aro. Pallone sporcato, diventa buono per Simonetta che prova a lottare, ha spazio per andare in porta. Silva. Che gioca con Pietro Luongo, sfera in verticale, Costa, netto di testa, Carvaglio aggancia, punta l'avversario, poi gioca dove c'è Rossi, ha spazio per metterla dentro, palo, poi Costa netto, non riesce a metterla. Rosso per Sciaka per le continue proteste. Rimessa per i biancorossi di Somma. Pallone centrale, Simonetta lascia sfilare, tocca dal compagno di squadra Di Giovanni, fa muretto per il 9, Selva, quasi in bagher, riesce a salvare. Di Somma, tocca con le mani sul compagno di squadra, ancora il 2, in area di rigore, lo stacco di testa sul fondo Di Giovanni che sfiora il gol. Trova Aro che accelera, doppio passo dell'11. In zona di cross, vuole rientrare sul piede più nobile, ci riesce, la mette dentro, dall'altra parte c'è Costa Neto, chiedono il fallo di mano, calcio di rigore per l'Olympus. Aro, Zanettini, ci pensa un po' l'11, chiude la conclusione, batte Mancò, spiazzato l'estremo difensore della Ferraris Villanova. Gerardo. Pallone largo a cercare Costa Neto, c'è Petrillo con la testa, serve il suo 7, entra in area di rigore, c'è dentro Carvaglio, la sfera è per lui, ma ancora mette in angolo. Gerardo, pallone nel cuore dell'area di rigore, Camponeschi appena entrato, non ci crede neanche lui, il raddoppio dell'Olympus. Nonostante l'inferiorità numerica, continua la marcia dell'Olympus che batte 2-0 la Ferraris Villanova.